Buonasera a tutti, buon sabato. Quel che è peggio è che in alcuni sguardi leggo atti d'accusa. Sono stata io, mi dicono quegli sguardi, ad avere armato la mano di mio marito, del mio ex marito. Io ad essermi allontanata dopo aver scoperto che aveva un'altra. Io ad avere la colpa di non aver lasciato correre. A scriverlo è Giovanna Zizzo. Giovanna Zizzo è la mamma di Laura Russo, uccisa a soli 11 anni dal papà. Video. È sempre difficile per me preparare le trasmissioni televisive perché sento tutta la sofferenza che queste donne hanno subito, la sento davvero sulla mia pelle. Consentitemi stasera però davvero di dirvi che nel preparare questa trasmissione in particolare ho avuto davvero grossissime difficoltà. Si parla di una bambina di 11 anni e veramente il mio pensiero vola a lei e vola a questa mamma che a un certo punto, poi vedremo, dice: io sono sopravvissuta e sono condannata all'ergastolo del dolore. Buonasera Giovanna, insieme a noi stasera collegata dalla Sicilia c'è Giovanna. Giovanna, intanto partiamo veramente con un mio abbraccio forte a te. Giovanna, credo che nella vita i dolori, insomma, che si possono affrontare e vivere sono tanti. Io credo che a te è toccato quello più grande. Cosa è accaduto, Giovanna? Buonasera a tutti e grazie Cinzia per questa opportunità. Allora, diciamo che il 22 agosto del 2014 la mia vita e quella dei miei figli è stata totalmente stravolta. Come hai detto tu, sono una mamma che è stata condannata all'ergastolo del dolore senza aver fatto nulla, se non quello di aver chiesto una pausa dal matrimonio, dal mio matrimonio, con colui che avevo sposato quasi 25 anni prima. E non è mai facile raccontarsi, è vero, l'emozione è sempre tanta. Io ho conosciuto questo essere che ero più di una ragazzina, avevo solo 13 anni. E dopo quasi 8 anni di fidanzamento abbiamo deciso di formare la nostra famiglia, abbiamo deciso di sposarci. Abbiamo messo al mondo 4 figli, e i due più grandi sono maschetti, le ultime due le bambine, Marika e Laura. Giovanna, ti fermo un attimo, sì. Do il benvenuto all'ospite in studio e poi c'è un piccolo video in cui abbiamo un po' riassunto i passaggi più importanti e ritorniamo immediatamente da te. Do il mio personale benvenuto ad una graditissima ospite, già stata con noi, ma davvero abbiamo fatto il possibile per riaverla nuovamente stasera. E con noi nuovamente la professoressa Simonetta Costanzo, docente Unical. Professoressa, buonasera, le do di nuovo il benvenuto, buonasera. Sono felicissima di averla nuovamente in studio, ma io oggi, stasera, avevo bisogno di lei per affrontare uno dei casi, credo, di cronaca
più terribili che diciamo, si ricordano nel nostro, sono accaduti nel nostro paese. Siamo di fronte, professoressa, ad un'escalation di violenza nei confronti delle donne importante. Si è anche superato il limite della violenza diretta nei confronti della donna, addirittura, e gli ultimi fatti di cronaca ci restituiscono anche questa immagine terribile di questi papà che non riesco neanche quasi a dirlo, che pur di colpire la propria compagna, ex compagna, moglie, ex moglie, non si fermano dinanzi a Sì, nulla e uccidono i propri figli. infatti il figlicidio agito dal padre fino a qualche anno fa era agito dal padre nei confronti di figli grandi, con motivazioni che potevano riguardare liti intrafamiliari, tossicodipendenza, addirittura anche omosessualità. Mentre la madre ha sempre ucciso i figli, generalmente piccoli e con modalità completamente diverse. L'uccisione del figlio per la separazione è una fenomenologia di filicidio nuova che purtroppo ci addolora tantissimo perché questi soggetti, piuttosto che prendersela con loro stessi per aver comunque contribuito al fallimento di un matrimonio, perché sono Certo, sempre al certo. 50% Poi nel le caso di specie parleremo, ci motivazioni. spiegherà Giovanna. Giovanna aveva chiesto una pausa, aveva chiesto un momento di riflessione. Adesso arriviamo a Giovanna, ce lo racconta stesso Giovanna. Quindi il tutto è accaduto neanche nelle more di una separazione, è accaduto ancora prima della separazione. Ancora prima, con la motivazione, la colpa è la tua e quindi io uccido la cosa, cioè distruggo, la cosa alla quale tu tieni di più in assoluto per farti soffrire, per danneggiarti, che sono e che è tua figlia, che sono i tuoi figli, come se lui non fosse il padre. Come se i figli non fossero suoi, oppure come se i figli fossero i suoi e lui potesse decidere della loro vita o della loro morte, ancora peggio. Cioè le tipologie possono essere tante. Veramente Ora io tante. non conosco il soggetto che Giovanna, spero sia in carcere. assolutamente sì, è stato condannato all'ergastolo. Giovanna, tu negli anni precedenti avevi avuto, non lo so, sentore, avevi notato degli atteggiamenti particolari? Allora, diciamo che lui non è mai stato violento, non era una persona violenta, lui era un grande lavoratore, questo non lo posso negare, però era una persona egoista per quanto riguarda l'interno della famiglia e lui agli occhi di tutti eravamo la famiglia perfetta, però si sa che poi i problemi sono sempre dentro le mura domestiche, no? Lui era una persona molto egoista, per lui, cioè praticamente... Torno un pochino indietro, dopo che ci siamo sposati, dopo aver avuto il primo figlio, già lui cambiò totalmente il suo carattere, non era più la persona che avevo conosciuto io, nel senso che si era chiuso molto, non usciva, usciva poco di casa perché lui si seccava a portare il passeggino, a portare quello e a portare quell'altro. Quindi poi avendo gli altri figli uno dietro l'altro, Perché voi ne perché avevi abbiamo avuti... quattro, Ne abbiamo giusto, avuti Giovanna? quattro, ecco, andò sempre peggiorando finché, cioè, per lui esisteva soltanto il dopocena, il suo divano, i suoi film, soprattutto lo sport, Ma si cioè non prendeva c'era. cura di questi figli, Giovanna? Cioè, era accogliente, accudente nei confronti dei figli o eri Allora, tu che... lui giocava un pochino, ci giocava, questo non lo posso negare, però non era, cioè se io avevo bisogno per i bambini, il medico o la scuola, lui non c'era mai su La questo. responsabilità sulle cose serie era tua, diciamo così. Sì, era tutto basato sulle mie spalle, questo sì. E lui era, ho provato a cambiarlo,
Sai quante volte abbiamo avuto discussioni proprio perché cercavo in qualche modo di farli vivere i figli, di vivere la famiglia. Lui cambiava 1 o 2 giorni, ma poi tornava ad essere quello che era, cioè era più forte di lui. Cioè io alla fine mi prendevo i figli, mi prendevo i miei figli la domenica. Domenica andavamo in campagna dai miei genitori a trascorrere la giornata insieme per pranzare insieme. Lui, se c'era la partita, prima si guardava la partita che era all'una, all'una e mezza, quello che era, o alle 3, e poi mi saliva su per stare un pochino Quindi con mi pare di noi. capire che esistevano prima le sue priorità, i suoi interessi, i suoi Sì. bisogni e poi dopo quelli della famiglia. Professoressa, L'iniziativa per andare fuori non la non la prendeva, prendeva. ecco. Non l'aveva Professoressa, più ma riconosciuta. Giovanna diceva, io ho tentato di cambiarlo, ma si possono cambiare queste persone? Purtroppo questo è quello che sento sempre anche nel mio studio, quando vengono persone con il dramma dell'amore, un tempo si chiamava il mal d'amore, che c'era sempre dietro qualche conflittualità, a volte delle patologie, mi dicono sempre, prima non era così, pensavo di cambiarlo. Purtroppo, e questo è un messaggio che dobbiamo dare a tutti i telespettatori, purtroppo la gente non cambia, anzi, col tempo, spesso, quando ci sono Si queste acquistano. problematiche, peggiora. Perché? Perché è difficilissimo in una situazione psicoanalitica cambiare, con un paziente che decide di cambiare, che vuole cambiare, Immaginiamo. figuriamoci un po'. Insomma, in situazioni dove Certo. l'altro si sente Nel invece giusto, il cioè. portatore di grandi Verità. verità e di grandi leggi che devono essere rispettate. Però mi colpiva quello che ha detto prima la signora, molto importante. Dopo il primo figlio, quest'uomo è diventato introverso, cioè ha iniziato ad isolarsi. E questo fa pensare proprio che lui forse non abbia retto la nascita dei figli, cioè lui si era posto lui come figlio nei confronti della signora e quindi la nascita dei figli per lui è stata una perdita di Della sua accudimento. centralità Sì, della anche nel sua rapporto. apposta li ha uccisi, apposta li ha uccisi, non, per fortuna Certo. non è riuscito a ucciderli tutti, ma l'avrebbe fatto. Giovanna, che cosa accade a un certo punto? Sono proprio i tuoi figli che attraverso, diciamo, navigando su internet, che cosa accade, Giovanna? Allora, accade che dopo quasi 25 anni di matrimonio, come già vi ho detto, tra diverse situazioni che abbiamo superato, perché io credevo nell'amore di questo essere, io ero innamorata di lui, non posso dire diversamente, anche lui sembrava essere innamorato perché non capì assolutissimamente che lui potesse avere un'altra relazione. Un giorno, proprio le due bambine, aprendo il computer, lui aveva dimenticato la sua pagina Facebook aperta e trovarono un messaggio di un'altra donna. L'hanno letto, mi misero al corrente ed è chiaro che lì è crollato il mio mondo, la mia famiglia, è crollato tutto. Mi sono E sono chiusa state in proprio Marica e Laura a trovare questo sì, messaggio? Marica e Laura, le due bambine. Per me è stato così traumatico che non riuscii neanche a confrontarmi con lui subito. Io mi sono chiusa in un silenzio che mi portò quasi all'esasperazione, cioè piangevo, stavo male, mi venne la depressione, cosa che io non conoscevo. E lui si chiedeva il perché, ma io non riuscivo a parlare, cioè io lo guardavo e quasi quasi mi faceva tenerezza, oppure pensavo, ma no, ma non è possibile, perché poi sai, le attenzioni per me ce le aveva, non è che non mi facesse mancare qualcosa. È chiaro che oggi so tante altre cose, perché per me esisteva il marito, la famiglia, i figli, questo era ciò che io ho avuto insegnato in qualche modo da parte della mia famiglia. Volevo essere una buona madre, volevo essere una buona moglie. Non avevo chissà Il tuo mondo era quali quello. obiettivi. Il mio mondo era quello, soprattutto essere mamma. Io non facevo mancare nulla, niente a lui e ai miei figli, non facevo mancare niente, avevo sempre la minima attenzione verso di loro. Giovanna, tu È però a un chiaro. certo punto gli chiedi un
un attimo di tempo per te, per riflettere, per fare il punto con te allora, stessa? Nel momento in cui mi sono confrontata con lui, gli ho detto per il motivo per la quale stavo male, gli ho raccontato ciò che avevano scoperto le bambine, lui non si poteva più tirare indietro e cominciò a raccontarmi tutto. E, insieme abbiamo parlato, abbiamo deciso di prenderci una pausa per cercare di, cioè soprattutto io gli chiesi questa pausa per cercare di capire cosa volevo fare della nostra vita, del nostro matrimonio, perché io ero abituata a fare tutto con lui, però è chiaro che guardavo questa persona, non provavo più l'amore che mi legava a lui. Non ti fidavi neanche più come prima? No, lo volevo bene perché ero cresciuta con lui, non avevo avuto altre esperienze nella mia vita, quindi per me era tutto, l'unico, e il pensiero di stare senza di lui mi faceva stare male, quindi ho chiesto proprio in occasione dell'estate, di come ogni anno ci trasferivamo su dei miei genitori, pausa, cioè di stare un pochino più staccato, non di stare tutti i giorni con noi, per vedere se riuscivo di nuovo ad amare questa persona, se certo, mi mancava. Dunque, quindi a questo punto, a questo punto noi abbiamo un attimo un video, riassumiamo brevemente quello che è accaduto e poi ne parliamo con te in maniera più dettagliata insieme anche alla professoressa Costanzo. Prego, regia. Sono Giovanna Zizzo e sono la mamma di una piccola vittima di femminicidio. La mia bambina era Laura Russo, aveva 11 anni ed è stata ammazzata proprio da colui che l'ha generata il 22 agosto del 2014. Io conosco l'uomo che ho sposato, che avevo 13 anni, e dopo 8 anni di fidanzamento ci siamo sposati, abbiamo messo al mondo 4 figli. Dopo quasi 20 anni di matrimonio, proprio le bambine dal profilo Facebook del papà scoprono una relazione con una amichetta del cuore, così dice lui. Da lì sono iniziati un po' i nostri problemi e chiesi a lui semplicemente una pausa dal nostro matrimonio per capire un po' quello che volevo fare. Lui aveva detto che per lui andava bene ugualmente, invece non fu così. Il 22 agosto ha deciso per la vita dei miei figli e per la mia vita. E invece poi durante la notte lui elaborò tutto e la mattina colpì Laura nel sonno. Morì quasi nell'immediato Lauretta. E con l'unico urlo che riuscì a fare lei svegliò Marica che le dormiva accanto. Marica, aprendo gli occhi, vede lui accavacciato sulla sorellina che lo colpiva con 2 coltelli. E distinto, Marica prende Laura, la tira verso di sé per proteggerla e lui finisce di colpire Laura e incomincia a colpire Marica. E grazie alle sue urla è riuscita a svegliare Andrea, il fratello più grande, il maggiore, che è riuscito in qualche modo a intervenire, a bloccarlo prima che la uccidesse. La imploro di aprirmi gli occhi, ma lei non mi risponde, era intubata. Scendo insieme a lei, facciamo la corsa in ospedale. Arrivati lì, dopo 10 minuti, non di più, mi dicono che Laura non ce l'ha fatta e da lì è iniziato il nostro calvario, il mio calvario, la mia sopravvivenza. È difficile, anche trovare le parole, oltre la commozione, per riprendere dopo questo video. E Giovanna, tu dici che inizia da quel momento in poi, inizia la tua sopravvivenza. Sì, perché è così, la vita ti cambia totalmente. Non ti chiedi ancora oggi, sono passati 7 anni e mezzo, il perché, e non riesce a trovare il perché. Perché un perché non c'è, Giovanna. Devo andare un attimo in pubblicità e poi ritorniamo in studio con te. Pubblicità.
Bentornati, professoressa, mi diceva durante la pubblicità che lei intuisce, capisce questo tratto non normale di questa persona. Sì, una mente malata, esasperata, con una serie di disturbi di personalità che forse non sono mai stati presi in considerazione. Perché adesso ho capito per quale motivo è iniziato dalle femmine. Perché loro forse avevano, loro per prime, avevano capito questa relazione. Quindi secondo lei non, è, cioè, non c'entra nulla il raptus? Qui c'è stato di qualcosa di pensato allora, e di poi attuato? Allora, togliamoci dalla mente il concetto di raptus, che non esiste. In psichiatria non se ne parla mai. Può essere acting out, cioè un'azione violenta per scaricare la tensione. Però qui trattasi di una messa in atto, di un acting out omicidario, che è il risultato di una strategia già pensata, perché per arrivare ad agire un omicidio, un figlicidio così grave, questo soggetto deve averlo fantasticato almeno un paio di volte. Professoressa, e questo Giovanna intervieni quando vuoi, secondo lei se le urla di Marika non avessero attirato l'attenzione dei fratelli, cosa sì, sarebbe accaduto? Li avrebbe uccisi tutti e quattro, sicuramente. Non so i grandi quanti anni avevano all'epoca. Avevano all'epoca. Giovanna, Andrea quanti anni aveva all'epoca? Andrea 22 anni e Emanuele 15, ma io quello che dice la professoressa l'ho sempre sostenuto e ringrazio Dio di non aver mai avuto un'arma da fuoco a casa, perché sennò il suo intento sarebbe stato quello di ammazzare tutti e forse ammazzare anche me, perché alle 7 di mattina dovevo rientrare a casa. La professoressa annuisce, Giovanna, la professoressa annuisce rispetto alle tue parole. Sì, e forse anche poi alla fine uccidere se stesso, perché spesso questi sono dei suicidi allargati, noi li chiamiamo, no? Perché è possibile che questo soggetto, padre padrone, che aveva due donne contemporaneamente, per lui era normale, perché li sappiamo, li conosciamo questi cliché, è normale che un uomo nel sud, ma non solo nel sud, certo. abbia una storia per svagare, perché deve dimostrare di essere comunque virile, potente, eccetera, e quant'altro, poi si sia sentito abbandonato, perché era anche un egoista, dice certo. la signora, no? Quindi abbandonato, già aveva vissuto la nascita dei figli come una perdita di potere e di attenzioni, e quindi tutto ciò lo può aver depresso, perché magari era un dipendente, altrimenti non si sarebbe comportato come si è comportato. E alla fine ha reagito in questo modo, con un suicidio che poi non ha potuto completare, attuare. Per fortuna, dico io, e forse i figli grandi l'avrebbero fermato comunque. Certo. E forse lui i maschi non li avrebbe ammazzati, perché c'è pure questa possibilità, non certo. lo sappiamo. Giovanna, tu quella notte non eri in casa, è corretto? No, io non ero in casa, volevo intervenire prima su quello certo. che ho detto. Quando io ho avuto il chiarimento con lui, che è stato soprattutto il giorno prima, quando è venuto a prendere le bambine, quindi il 21 agosto, il giorno prima che lui ammazzasse Lauretta, lui è salito su in campagna con una scusa, sapendo che io ero da sola. E lì incominciò a raccontarmi tutto, mi disse che questa donna aveva questa amica del cuore da oltre 7 anni e che lui attraversò un periodo un po' particolare, perché non sapeva cosa fare, se scegliere lei o scegliere me. Quindi penso che nel momento in cui io, che sono sua moglie, ho preso la posizione di allontanarmi da lui, in lui è scaturito qualcosa, ecco, e a prescindere da questo, lui per esempio a questa donna aveva da sempre negato l'esistenza delle due bambine. Lui gli aveva detto a questa donna di avere solo due figli maschi, le bambine non ce le aveva.
Quindi ci sono tante cose, tantissime cose. Poi per il carattere che aveva lui, il fatto che noi ci stavamo separando e tutti avrebbero scoperto Era la una motivazione vergogna. della nostra ecco, per lui una vergogna, perché lui era sempre la persona perfetta, il marito perfetto, il padre lavoratore, e non poteva essere così, poteva essere Quindi diverso. si delinea bene, professoressa, una personalità di chi all'esterno vuole apparire, essere in una determinata maniera, è anche narcisista, e che poi invece all'interno. Professoressa, quanto ha influito il fatto di giorno prima, ecco, ci dice Giovanna, aver confessato, no? In un certo senso un po' tutto quello che Giovanna in realtà probabilmente già aveva capito, intuito, va però lui a confessarlo. Era già iniziato qualcosa nella sua mente verso un viaggio distruttivo senza ritorno? Diciamo che generalmente la confessione ha un valore catartico, cioè chi confessa si libera di un peso, però a noi manca una variabile, e cioè l'intervento dell'altra donna. Cosa può aver fatto dopo quest'altra donna? Come può averlo umiliato, vessato, Ecco, o questo è un accusato di aspetto, in falsità? effetti è Perché una. se no la confessione in genere, e questo lo posso dire con certezza perché in psicoanalisi il primo momento, che è quello di raccontare il proprio segreto, ha già un valore catartico, quindi fa star bene, fa Quindi è stare da capire molto quello che è bene. accaduto Sì. dopo questa confessione, dopo questo incontro, come dice lei, si è subito magari una vessazione che lo ha reso, ecco, che lo ha Ho perso umiliato. mia moglie e quest'altra donna mi dice che non mi vuole più perché sono un falso. Sa nascondere due figli non è una cosa da poco. Ma io conosco tanti uomini che nascondono i figli alle amanti. Ne ho conosciuti tanti per motivi di Questo ha una lavoro. dietrologia, cioè, significativa, significa qualcosa? Sì, significa, io ho fatto solo quel figlio, solo quei figli, perché mi sono stati chiesti, perché sono capitati, no? Ma Non aver voluti, fatto i non. figli magari a cavallo della nuova relazione o durante la nuova relazione, certamente come lo vai a giustificare? Certo. Cioè, se io ho un amante e continuo a fare i figli con mia moglie, questa amante mi lascia. Sono quegli uomini che non vogliono perdere la capra e il cavolo. Giovanna, quando tu percepisci, diciamo, quello che è accaduto quella sera quando arrivi a casa, io non te lo chiedo neanche quello che hai provato, come sei riuscita invece a spiegare poi tutto questo ai tuoi figli? Allora, quando è successo tu parli del 22, Sì, del del 22. 22. Allora, diciamo che è stato un po' al contrario, perché io ho ricevuto la telefonata dove mi hanno detto che era successo qualcosa a casa e sono scesa di corsa. E lì è chiaro che ho trovato l'inferno. Ho trovato i miei fratelli che mi facevano da muro per non farmi salire, c'erano i carabinieri che non mi permettevano di salire. E poi quando. Ma è vera, io ho letto, perché come sempre lo dico, no? Noi prepariamo le trasmissioni, poi leggo tanti atti, tante carte, e ho letto da qualche parte che tu arrivi e ti preoccupi del tuo ex marito e c'è poi un carabiniere che interviene sulla scena del crimine, del delitto, e ti dice: signora, guardi, lasci stare lui, Sì, vada perché dai suoi non. figli. È vera questa cosa? Sì, è vero, perché non avevo capito cosa fosse accaduto, non sapevo quello che era accaduto. Cioè, mi hanno detto semplicemente di scendere, arrivo lì, trovo. Non, tu figurati che non riesco neanche a posteggiare. Posteggio molti metri prima, faccio tutto di corsa per arrivare davanti a casa mia e c'era l'inferno. E a chiedere cosa fosse accaduto e nessuno parlava. E quando vedo scendere lui. Io mi preoccupo, cerco di avvicinarmi, mi preoccupo, allora da lontano mi sembrò mio figlio Andrea, il grande. Quindi mi avvicino e dico: amore, cos'è successo? Poi lo guardo, vedo che lui, Roberto, amore, che è successo?
E il comandante mi disse: "No, lasci perdere lui, pensa ai suoi figli". Allora a quel punto ho detto: "Guardi, adesso lei mi fa salire". E lui mi dice: "Se lei mi promette di stare, io non potrò mai dimenticare queste parole, se lei mi promette di stare buona, io la faccio salire". E salì insieme a lui. Lui era dietro di me, il comandante dei carabinieri, incominciamo a salire. E ricordo, ho saputo dopo che erano le manine della mia bambina. Quando arrivammo quasi di fronte al mio pianerottolo, nel muro c'erano le impronte della mano di Marika, che era scappata nella scala a chiedere aiuto. Lei era tutta insanguinata perché era ferita. E poi arrivo davanti al mio pianerottolo, non mi fanno entrare dentro, chiamo i miei figli, loro vengono fuori e vedo gli occhi dei miei figli che non dimenticherò mai con gli occhi pieni di terrore, paura, spenti, e a prescindere poi che erano tutti sporchi di sangue, la maglietta zuppata di sangue. E loro lì stesso non mi dicono, non riescono a dire niente, io ancora non capisco cosa è successo, fin quando poi vedo uscire la mia bambina, Laura, con gli operatori del 118, intubata, e era tutta bianca. Come ho detto lì in quel video, l'ho implorata di aprirmi gli occhi, ma lei non mi ha risposto, non mi ha aperto gli occhi. E poi è tutto successo come già è stato raccontato: la corsa in ospedale, la speranza. Io ho attaccata a una speranza, portavo al collo una coroncina del rosario e purtroppo l'ho spezzata nel momento in cui mi hanno detto che mia figlia era morta, l'ho buttata a terra. In quel momento non ho capito più niente. E poi lì ho incominciato a sapere, perché poi non è che ti lasciano in pace, incominciano interrogatori e ti portano a destra, a sinistra, senza che tu ancora capisci cosa sia accaduto. Io dopo 4 giorni, una settimana, ancora non capivo, e forse ancora neanche oggi capisco quello che è Certo. successo, se realmente l'ho vissuto o meno. Giovanna, la professoressa, diciamo con occhio clinico, si chiedeva mentre tu parlavi, in tutto questo lui era lì? Lì, cioè Lui è dove? stato portato via o tu Lui è nello... stato portato in Quindi tu non lo hai, ecco, ospedale. non lo hai rincontrato in quei momenti? No, No. quei momenti no. L'ho voluto rincontrare io dopo 6 mesi, perché c'era l'educatrice del carcere che non faceva altro che tormentarmi, chiamarmi tutti i giorni dicendomi che mio marito stava male, che aveva bisogno del mio aiuto, che voleva incontrarmi. Io ho tirato avanti per un po', ho deciso di incontrarlo senza dire niente a nessuno, neanche al mio avvocato. Ho potuto confrontarmi con lui. È stato molto pesante questo incontro, molto doloroso, perché non sapevo come avrei reagito. Ecco, sono arrivata lì, me lo sono trovato davanti. Gli dissi soltanto una cosa, perché lui subito non si scusò, mi disse semplicemente: "Non ero io, non sono stato io, non me lo ricordo". Ecco, io gli dissi: "Se tu non te lo ricordi, va benissimo, però sai che le tue mani hanno ucciso tua figlia, quindi fammi la cortesia di assumerti le responsabilità per il gesto che hai fatto". Lui è stato condannato all'ergastolo, no? Sì. Giovanna, lui è stato È stato avuto condannato all'ergastolo all'ergastolo. con tanto di premeditazione e di preordinazione del reato, perché lui ha calcolato tutto nei minimi Non ha avuto particolari. attenuanti, giusto? Lui non ha avuto nessun tipo di attenuante, è stato No, ha lasciato condannato. anche un biglietto sul tavolo quella mattina del 22, dove lui lascia scritto: "Bastava soltanto che tu mi perdonassi e tutto questo non sarebbe Quindi successo". anche la colpa, voleva anche su di te far scivolare la colpa per il suo gesto, sostanzialmente Cioè, è voleva stato addossarti la responsabilità. Capisco vigliacco ed egoista fino alla fine. perché prima in apertura di trasmissione tu ecco, utilizzavi il termine essere, questo essere, adesso lo capisco ancora meglio, diciamo, Anzi, è stata dopo pure questo educata. racconto. Io Devo penso dirti che che queste persone qua non sono esseri umani, sono esseri senza anima. Un padre non può ammazzare su una figlia o un figlio, non, i figli sono, credo che siano il dono, no, credo, sono il dono più Certo. prezioso che ci possa essere nella nostra vita.
e non si possono. Giovanna, come stanno Marika, Andrea ed Emanuele? Allora, diciamo che non è facile per loro, non è facile, non è stato facile il recupero di Marika all'inizio, perché Marika è stata in coma per 4 giorni, si è svegliata, abbiamo dovuto raccontargli ciò che era successo. E diciamo che stanno bene, all'apparenza i miei figli sono forti, no? Hanno una forza incredibile. Beh, hanno una mamma come te, Giovanna. So che dentro di loro invece hanno quel dolore che li uccide giorno dopo giorno, proprio come me. Ma loro sono giovani, hanno tanto da fare, anche io ho tanto da fare, ho quello di dare voce a mia figlia e di dare voce anche a loro, perché anche loro hanno diritto a tante cose che purtroppo purtroppo sappiamo tutti che le vittime vengono semplicemente dimenticate, ogni tanto ricordate se c'è la famiglia dietro, ma è più facile prendersi cura di chi uccide, dell'assassino, che prendersi cura di chi rimane. Giovanna, queste parole sono parole forti, ma hai fatto benissimo a dirle, perché è proprio così, spesso si ha più premura nei confronti del carnefice che non nei confronti di chi invece tutto questo male lo vive, lo ha vissuto e lo continua a vivere, lo continuerà a vivere poi per tutta la vita. Io so che tu hai trasformato questa cosa terribile che ti è accaduta in una forza straordinaria. Io devo confessarti che ti seguo insieme a Vera Squatrito, so che fate davvero un'attività di prevenzione formidabile, so che vi muovete in tutta Italia, che andate nelle scuole, che parlate con i ragazzi affinché tutto questo non accada mai più. Quindi veramente volevo farti i miei complimenti per la grande attività di promozione che fai sui ragazzi e nelle scuole. Sai Cinzia, questa è un po' la mia missione, la nostra missione, no? Trovare la forza di andare avanti, ma l'ho capito perché se non lo faccio io, se non do voce io a mia figlia che cos'è? Mia figlia per gli altri è semplicemente un numero scritto su una lapide, e finché io gli darò voce invece mia figlia non sarà mai un numero su una lapide, c'è quel numero e io lo so benissimo qual è, però la faccio vivere, lei vive attraverso me. Lei avrebbe fatto la stessa cosa, conoscendo il suo carattere, avrebbe fatto la stessa, non perché era piccola, sottolineo questo, non perché aveva 11 anni, ma aveva una forza incredibile questa cosa bambina. Cosa voleva fare Laura da grande? Lei già da lo grande sapeva. Lei voleva fare la veterinaria, lei voleva prendersi cura di tutti questi animali abbandonati, voleva fare la cavallerizza perché i cavalli lei li amava. Ti dico soltanto che lei la mattina quando andava a scuola andava a comprarsi i panini al latte, che il panificio era a fianco casa nostra. E quando arrivava a scuola li divideva a parte con i suoi compagnetti, ma li divideva anche con un cagnolino che era abbandonato lì, e lei ogni mattina sia all'entrata che all'uscita gli dava da mangiare, per farti capire quello che era lei. Lei era qualcosa di speciale, e lo so anche da mamma, e lo so anche da ciò che lei mi ha lasciato scritto, perché poi sai, una ragazzina di 11 anni, le cose le scrive a scuola, le scrive attraverso i temi, ho ricevuto questi temi e ho capito che mia figlia era un essere speciale. Giovanna, io sono molto commossa perché insomma io ho visto le foto di Laura ed è veramente difficile, professoressa, associare l'immagine di Lauretta a tutto il male che invece le è stato fatto, e questa cosa mi ha colpito molto. È la cosa che ancora più mi ha ferita, è pensare che tutto questo sia partito da suo papà, una persona della quale lei sicuramente si fidava e alla quale voleva sì, bene. Ma io che ho scritto un libro sui reati in famiglia e ho analizzato tutte le tipologie di reato che si determina in ambiente familiare, l'ho intitolato infatti Famiglie di Sangue, partendo
dalle famiglie di Tebbe, cioè è da sempre che noi assistiamo a questo, a questi reati tra figlicidi, uxoricidio, fratricidio, matricidio, parenticidio. Quanti, la cronaca invia continuamente, no? queste tipologie di reato. Allora, una cosa che bisogna sottolineare è che è vero che la famiglia dovrebbe essere un contenitore affettivo, un contenitore positivo per poter far crescere i figli e formarli nel giusto modo per poterli poi offrire alla società, diciamo fra virgolette alla società, perché i figli non sono nostri. Ma è anche vero che il genitore ha sempre delle pulsioni ambivalenti, cioè l'amore e l'odio sono la stessa cosa. Non dobbiamo pensare che l'odio sia l'opposto dell'amore. L'opposto dell'amore è la paura. Ecco perché poi si scatenano in certi soggetti, chiaramente, certo, chiaramente, che hanno delle gravi patologie. Per esempio, prima mi veniva da pensare che quest'uomo fosse un sadico e che magari la signora non se ne fosse mai accorta. E allora io dico, questa ambivalenza può diventare amore o odio a seconda delle situazioni. Se si ama molto, spesso in situazioni di crisi si può avere la... è una mutazione quasi, sì, che avviene. L'opposto, l'ambivalenza. E allora le nostre famiglie non sono famiglie così da mulino bianco, così buone, così, no, assolutamente no. E deve anche essere un po' così, perché immaginate avere un genitore sempre buono, che dice sempre sì, certo. Cioè si formerebbero anche dei mostri, certo. Però certo senza esagerare, perché quando si passa dall'altra parte e si uccidono i figli è comunque una fenomenologia grave, sadica, cattiva, malefica e a volte psicopatologica. Allora io dico, consiglio per chi ci ascolta, quando vi separate e specialmente quando l'uomo non regge la separazione, perché magari è un dipendente, un po' come è accaduto nel caso di Giovanna, sostanzialmente, eccetera, sì. O quando c'è una grave conflittualità che noi la riscontriamo nelle aule giudiziarie, andate dal mediatore. Andate dal mediatore familiare, perché dovete rivolgervi per forza a uno specialista che possa in qualche modo aggiustare le vostre E soprattutto non sottovalutare veramente, perché quei momenti, i momenti della separazione, sono i momenti probabilmente anche obbligatori, perché sono i momenti anche più pericolosi. Io vorrei ancora una volta rivolgermi a Giovanna. Giovanna, io metto a tua disposizione le telecamere, che cosa vuoi dire a chi subisce, alle donne che magari ci stanno ascoltando in questo momento, che subiscono violenza, che non riescono a venire fuori da situazioni drammatiche? Ecco, di tu loro qualcosa. Allora, l'unica cosa che posso dire è quella di non abbattersi mai, di continuare a lottare, di non avere paura a denunciare, di parlare, di chiedere aiuto. Ma questo non lo dico soltanto alle donne, lo dico anche agli uomini. Io dico agli uomini di superare queste fasi critiche che spesso ci sono nella vita quotidiana, i problemi con la moglie, con la compagna, la separazione, i figli e quant'altro, di non pensare che la violenza sia l'unico modo per uscirne. Non è quello, non è quello il modo per uscirne. Bisogna parlare, bisogna chiedere aiuto, farsi aiutare affinché non accada mai più. Io, tu hai detto prima, giriamo molto, giriamo le scuole, stiamo facendo tanto. Sì, è vero, noi siamo instancabili, non ci fermiamo, perché se ci fermiamo perdiamo quella speranza di dare un futuro migliore ai nostri figli, ai ragazzi, no? Quindi per noi è essenziale rivolgerci a loro, è essenziale perché loro sono il futuro, quindi noi magari non stiamo regalando un futuro buono a questi ragazzi, però se lo possono costruire loro studiando e soprattutto capendo. Devono capire dentro di loro quando c'è qualcosa che non va, devono
capire che in quel momento dentro di loro sta vivendo una violenza, si sta formando una violenza, un qualcosa che non riescono più a controllare. E allora non è vergogna chiedere aiuto, anzi. Ecco, sì, Giovanna, non è mai vergogna chiedere aiuto. E io ti ringrazio per la tua partecipazione, perché davvero sei arrivata al cuore di tutti. Tu poc'anzi hai detto, rivolgendoti anche agli uomini, quindi non solo alle donne, di non intraprendere la strada della violenza, ma di intraprendere altre strade. E Simonetta Costanzo, che è accanto a me, ha aggiunto, probabilmente perché la strada più veloce, è più breve. Cioè, per una persona che ha un disturbo grave o che ha un grave sadismo, narcisismo, anche nella piena capacità di intendere e di volere, l'agito violento è la strada più breve. Come per i ragazzi, per esempio, entrare in un gruppo deviante è la strada più breve, perché non devi affrontare tutte quelle problematiche che l'uomo equilibrato affronta per raggiungere magari anche più il suo progetto, ma per realizzare più il suo progetto di vita. Certo. Sì, certo. Giovanna, grazie per essere stata con noi, grazie per il bellissimo esempio d'amore che davvero ci dai. Voglio farti una domanda, volevo chiederti una cortesia, volevo chiederti, ecco, di utilizzarci tutte le volte che vorrai, quando se decidi di intraprendere delle iniziative, so che tu ne fai tante, quindi questo spazio puoi disporre di noi come meglio credi, avrai sempre voce in questa trasmissione. E poi volevo inviare un abbraccio veramente fortissimo ad Andrea, ad Emanuele e a Marica, non di forma ma di grande contenuto. Sono la vita, credo che questi ragazzi abbia veramente fatto un torto grandissimo, no? Però spero veramente che nel corso degli anni si possano riscattare e davvero essere felici. Tanti auguri, Giovanna, auguri per tutto, veramente. Grazie, e grazie per, ripeto ancora una volta, per la forza che hai e per quello che fai nella tua quotidianità. E un ciao anche a Lauretta. Grazie a tutti voi. Grazie, ciao Giovanna, grazie. Simonetta Costanzo, professoressa Costanzo, questa volta invece mi rivolgo a lei. Lei ha gli strumenti, ha le competenze per poter invece lei questa volta rivolgersi a chi questa sera ci sta guardando, ci sta ascoltando e magari è piena di sofferenza e magari è piena anche di lividi e magari non sa come fare e magari non ha gli strumenti per riconoscere che il mostro che magari ha di fronte. Ci sono dei segnali, professoressa, ci sono delle situazioni rispetto alle quali non bisogna veramente esitare, bisogna scappare. Prego, a lei la telecamera. Sì, io l'ho chiamata la sindrome di Desdemona, partendo dall'Otello che tutti conoscete. Purtroppo le donne vittime di femminicidio sembrano non comprendere bene questi segnali, che pure ci sono. Esempio, se un uomo ti controlla eccessivamente, ti limita nella tua libertà, questo già è un segnale negativo. Forte, un segnale anche forte, no? Di grande coercizione alla libertà di un essere umano. Invece la donna, questo genere, perché c'è la vittimologia che ha studiato molto, certo, questa tipologia di vittime, la donna pensa che sia amore. Non è amore. Ecco, diciamolo, questo non è amore. Il controllo è sempre negativo. Poi, la gelosia non è amore. Te senti queste donne dire, era geloso di me perché mi amava. No. Quindi sfatiamo anche non questa. È così, ma ce lo dice anche Shakespeare, ce l'ha detto, certo, Shakespeare per primo, che la gelosia produce solamente morti. Poi la dipendenza, un uomo che è troppo dipendente e che soffre l'abbandono è un uomo, io non dico che deve essere lasciato assolutamente, ma deve essere aiutato. Sensibilizzate i vostri compagni che hanno questi problemi a curarsi, perché questi problemi si curano.
e si risolvono con grande successo. E bisogna intervenire prima che poi tutto questo diventi tragedia, diventi poi qualcosa di irreparabile, importante. In genere la Desdemona che cosa fa? Non riesce a comprendere bene queste caratteristiche che sono patologiche, diciamocelo, fortemente patologiche, perché un po' di gelosia, un po' di controllo, interesse per quello che fai è equilibrato. Certo, ma nei limiti... Noi stiamo parlando quando si superano i limiti e diventa una persecuzione. Ecco, la Desdemona sottovaluta tutto ciò. Anzi, io ho sentito donne mandate all'ospedale... queste donne mi hanno detto: ma lui mi ha picchiato perché mi voleva educare. C'è un grande lavoro, professoressa, al primo che va fatto. Devi correre, lo devi lasciare immediatamente. Noi lo diciamo sempre ogni trasmissione, io volevo ringraziarla per questa sua partecipazione, per il suo modo di essere donna, ma anche per il grande contributo professionale che apporta ogni volta che viene Grazie. A trovarci. Spero veramente, e glielo dico anche dinanzi ai nostri telespettatori, potrà essere più spesso nostra. Quando vuoi io vengo. Grazie. Con piacere. Grazie. Ben è stata, io dico sempre, la televisione Ten è stata la mia mamma, perché mi ha lanciato nel mondo dei oggi media. Anche è una realtà importante, anche una grande realtà sul territorio. Io vi ringrazio come ogni sabato sera per avermi e averci ospitato all'interno delle vostre case, delle vostre famiglie. Invito tutti a contattarci attraverso i nostri canali, che qui indirizzi vedete in sovraimpressione, attraverso i social, attraverso Facebook, Liberaten 21. Vi aspetto sabato prossimo. Grazie e buona serata.